cimitero bergamasco è uno dei più colpiti dal Covid-19 in tutto il mondo. Ancora oggi forse non è possibile fare un'esatta ricostruzione di quello che è successo e soprattutto non è possibile ancora capire perché tutto questo sia successo. Fatto sta che sicuramente nella nostra mente rimangono delle immagini in modo indelebile. Per esempio quella della processione incessante dei carri funebri, con tutte le vittime purtroppo da Covid-19. Sicuramente siamo stati bombardati per oltre 2 mesi da numeri, da immagini, qualcosa che non se ne andrà più dalla nostra mente e che, ripeto, è difficile ancora oggi da accettare. Si è parlato molto di rimpallo di responsabilità, di ritardo nell'intervento di alcune soluzioni proprio all'emergenza coronavirus. Tra le tante dichiarazioni di quel periodo ce n'è una del sindaco di Bergamo, Gori, che aveva detto il virus circolava qui già da settimane, probabilmente da dicembre, non riconosciuto e non diagnosticato. Quando abbiamo iniziato a preoccuparci per la nascita di un focolaio attorno all'ospedale di Alzano, era per certi versi già troppo tardi. Ora, inutile piangere sul latte versato, però sicuramente possiamo guardare nell'immediato futuro a quello che si può fare, soprattutto parlando di economia e soprattutto parlando di alcuni settori che più di altri sono rimasti penalizzati da questa ondata di coronavirus. Tra questi c'è il settore dello spettacolo, degli eventi, con piazze vuote. Abbiamo voluto titolare così questo nostro spazio informativo, perché di fatto molte cose sono ancora ferme. Allora, in questo nostro spazio vogliamo unire questi due aspetti. Da una parte il territorio bergamasco colpito, dall'altra parte il settore degli spettacoli, degli eventi che è in ginocchio. Io saluto Simona Visinoni, di Archimede Eventi. Simona, ben trovata, buongiorno. Grazie, grazie a tutti. Naturalmente io parlavo di immagini che resteranno sempre nella nostra memoria, che appartengono al territorio del Bergamasco, insomma tutta la Lombardia, diciamo tutta l'Italia, la Lombardia, ma veramente la parte dove vivi tu è stata colpita enormemente. Insomma, è difficile ripartire anche per questo. Allora, faccio un po' fatica perché effettivamente quando si tocca questo argomento sono ancora un po' così. Scossa, va Sì. bene Simona, Perché, capiamo va bene. scusate, sì, perché comunque io abito a Clusone e sì, ne abbiamo risentito parecchio, sono state tante le persone che ci sono mancate e si vede proprio tangibile la paura che c'è ancora tra di noi, perché anche questa mattina sono uscita, sono andata in giro per le vie del centro e non trovi nessuno senza la mascherina, anche all'aperto, quindi sono ancora tutti terrorizzati da questa cosa. Quindi logicamente dobbiamo pensare ad andare avanti e sperando che non ritorni, sperando di essere tutti più pronti. E quindi sono andata in riunione in pro loco per cercare di capire cosa fare quest'estate, però ecco, la paura c'è e quindi diventa sicuramente, come dicevi tu, il settore anche dello spettacolo quello che sta facendo più fatica di tutti a ripartire. Esatto, Perché, infatti alla tua esperienza, perdonami, ti ho interrotto, ma poi ti faccio subito proseguire, alla tua esperienza personale si deve unire quella professionale, perché ci sono entrambi gli aspetti. esatto, e quindi vabbè, lasciamo perdere il nostro territorio qui che essendo stato così colpito chiaramente ha più paura, fa più fatica, fanno tutti più fatica a ricominciare a vivere, a sorridere, però vabbè, ho sempre lavorato in tutta Italia e devo dire che comunque il problema c'è ovunque perché tanti dicono sì, però se dobbiamo spendere dei soldi nello spettacolo vogliamo anche che ci sia gente a vederlo, invece comunque la gente non c'è. E sono tutti un po' terrorizzati, oppure vogliono fare uno spettacolo di un certo tipo che però ha dei costi elevati e quindi dicono se devo spendere tanti soldi per poi far venire poche persone, chiaramente no, è tutto rimandato. Poco fa ho Certo. sentito un cliente, avevamo una convention che doveva essere fatta a Monte Carlo a maggio. Ed è ovviamente stata annullata e mi aveva detto ma ne riparliamo a settembre, invece mi ha detto no perché è meglio che rimandare tutto l'anno prossimo, quindi quest'anno per noi rimane proprio un anno così, però tante volte il nostro settore non viene considerato perché sbagliando tante persone immaginano che chi canta, recita, fa questo lavoro lo fa per hobby. Invece non è vero, perché ci sono le persone che vivono di questo, ci sono. Altri, esatto, altri personaggi del mondo dello spettacolo che sono intervenuti proprio da noi hanno parlato di un mondo di invisibili. Vi sentite così a volte, Simona?
Eh sì, perché uno non si immagina cosa c'è dietro uno spettacolo, quindi dicono sì, vabbè, vado, mi diverto, e proprio siccome la gente si diverte non riesce a capire quello che c'è dietro, ma quando tu vedi uno spettacolo c'è dietro chi monta il palco, i facchini che ti portano le cose, chi monta l'impianto audio, chi cioè, prepara anche se vuoi i pasti per le persone che lavorano dietro le quinte, c'è cioè, la SIAE da pagare, ci sono tutte le normative che comunque in ogni caso vanno rispettate perché ci sono comunque tante regole che fanno parte del nostro lavoro. E poi tutti gli artisti, grandi, piccoli, che comunque vivono di questo. Certo, assolutamente sì, ma tutta la filiera produttiva, per andare un po' al dunque, ne parliamo spesso anche parlando di altri settori, non sono solo le persone che si esibiscono sul palco. Io mi riferisco a alcuni dati raccolti da Empals, per cui ci sarebbero tra le 300.000 e le 380.000 persone legate al mondo dello spettacolo e della cultura in Italia che non hanno lavorato nel periodo ovviamente soprattutto del lockdown, ma che ancora rischiano di non lavorare, anche perché poi parliamo di persone che spesso hanno dei contratti precari e quindi sono legati a quello che fanno realmente. Possiamo dire che oltre a un business che è assolutamente annientato, c'è un immobilismo professionale che insomma poi blocca un po' tutto, Simona. Esatto, anche perché come dicevi tu, è una cosa più occasionale, nel senso che uno che lavora, che ha il famoso posto fisso, magari ha lavorato comunque da casa, sta continuando a lavorare a casa oppure in cassa integrazione, ha comunque dei supporti. Invece chi fa questo lavoro che sì, non lavora tutti i giorni, quindi magari lavora solo nei weekend o lavora d'estate, magari di più perché ci sono le piazze e quant'altro, però non ha una sicurezza e quindi adesso si è ritrovato veramente senza niente perché questa paura, perché tutte queste regole giuste che comunque ci sono in questo momento non permettono di realizzare queste cose. Quindi ti parlo anche di sfilate di moda, per esempio, che solitamente si fanno all'aperto, però, no, però come facciamo dietro le quinte, i camerini, le modelle devono essere vestite, chi le veste, non ci sono le distanze, sono Certo, tante cose. certo, certo. Speriamo vivamente di riuscire presto a superare tutto questo perché comincia a essere pesante un periodo di fermo così. Prolungato, Sì. prolungato. Ma infatti l'abbiamo detto in apertura di questa pillola informativa, addirittura il territorio bergamasco in Italia è stato tra i più colpiti al mondo. Quindi dobbiamo tenere a mente questo e unendo le due cose, Simona, per arrivare a conclusione, è importante riprendere, a parte per un discorso economico, perché altrimenti si rischia di, io uso ancora questa parola, annientare un comparto che è quello degli eventi e dello spettacolo. Però ancora di più serve per superare una paura giustissima che un territorio sente ancora in modo forte. Certo, senza dubbio, anche perché è giusto ricordare, vedi che se se ne parla viene ancora il magone anche a me, però ce ne possiamo morire tutti, quindi dobbiamo ricominciare a sorridere, ricominciare a vivere, ricominciare a lavorare e a fare tutte le cose che facevamo prima, magari appunto con alcuni accorgimenti Certo. diversi, però bisogna ricominciare, quindi mi auguro che tutti comprendano questa cosa e che insieme possiamo ripartire. E insieme possiamo ripartire magari anche in un futuro quando non ci sarà più la paura, facendo in modo che un comparto come il vostro non sia più considerato un hobby, non sia più considerato un mondo fatto di invisibile, di persone che tanto, anche se non salgono su un palco, campano lo stesso, giusto per non girare intorno alla questione. Sì, questo hai toccato veramente il tasto dolente perché tu sai, io sono ormai 20 anni che faccio questo lavoro, ma ancora oggi c'è tanta gente che non lo capisce questo lavoro, perché siccome sì, ci sono magari persone che hanno un posto fisso, poi magari così a tempo perso cantano, fanno, allora pensano che tutti siano così, invece no, perché comunque ci sono tante persone che hanno fatto del mondo dello spettacolo il proprio lavoro e di conseguenza abbiamo bisogno di lavorare. Poi permettimi di chiudere questa pillola informativa con questo aspetto. Quando eravamo in lockdown abbiamo tutti apprezzato per certi versi anche la solidarietà e l'unione che arrivava dai balconi di casa nostra, persone che cantavano. E allora abbiamo scoperto ancora di più che in quel frangente l'arte, la musica ha unito o comunque ha cercato di unire, poi che non l'abbia fatto un altro discorso, però è stata proprio la molla che ha spinto tutti a guardare oltre. E allora,
voglio dire, se questo non deve essere di buon auspicio, non so che cosa potrebbe esserci. Ecco, mettiamola così, cerchiamo di chiudere con un sorriso. E peraltro poi, insomma, ci sono tanti personaggi che segui tu, che sono quelli più noti al grande pubblico, al pubblico della televisione, del teatro, appunto degli eventi di piazza, che non vedono l'ora di tornare a far sorridere, appunto, ancora, e ce n'è bisogno, Simona. Quindi io ti ringrazio, insomma, e incrociamo le dita e che serva anche di monito per il mondo dello spettacolo, che non Esatto. è un mondo marginale. Speriamo che scatti questa molle di ricominciare tutti a vivere e a sorridere. Grazie, mamma. Grazie a Simona Visinoni e grazie a voi per averci seguiti. Queste sono le pillole informative e formative di Le Fonti TV.